Mentre le strade di Betlemme si popolavano di gente proveniente dalle varie città della Giudea per farsi censire, dall'antica Roma giungeva, preceduto da un gruppo di soldati, il console romano, accompagnato dallo scrivano. Al tempo di Erode, re della Giudea, avvenne il volere del Signore. Fu indetto il censimento che spinse Giuseppe e Maria al lungo e faticoso viaggio da Nazareth verso Betlemme. In quella notte anche Giuseppe, dalla città di Nazareth, salì in Giudea nella città di Davide, chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme con Maria, sua sposa.
E così, mentre nei cieli si aspettava trepidanti l'arrivo del meraviglioso dono divino, sulla terra si accendeva la speranza dei più umili e dei più saggi. In quella notte santa, soltanto illustri re d'Oriente provenienti dall'Egitto, da Saba e da Tarsi, avevano letto nei cieli l'arrivo di una creatura celeste e si erano messi in viaggio alla sua ricerca. Essi, con la loro accorta sapienza, videro la stella in Oriente e furono testimoni di un evento celeste che presagiva la nascita del re dei re, il discendente di Davide, il salvatore dell'umanità. La luce vera che illumina ogni uomo li spinse a partire per un lungo viaggio, recando in dono oro, incenso e mirra. Mentre si trovavano a Betlemme, si compirono per Maria i giorni del parto. Giuseppe cercò una locanda dove riposare affinché avesse un posto comodo e caldo dove fare nascere il loro figlio divino. Ma non trovò posto nelle locande, poiché in tanti erano venuti a Betlemme per il censimento. Sopraggiungeva già la sera ed essi percorrevano stanchi e infreddoliti il sentiero che conduceva fuori dalle mura della città, nella speranza di trovare un riparo, un casolare, una grotta. Dopo tanto cercare, trovarono una stalla, riparo di un asino e di un bue, e qui si fermarono, poiché era già calata la notte. La profezia del popolo di Israele vibrava di forza nuova per diventare evento. In quella misteriosa notte accadde un evento incredibile e meraviglioso. Tutto il creato attendeva questo straordinario mistero. Profondo silenzio avvolgeva tutte le cose. La volta celeste era immobile,
non si sentiva alito di vento. Gli uccelli erano fermi. Gli uomini rimasero bloccati. I volti di tutti erano intenti a guardare in alto. Ed ecco che apparve nel cielo una grande luce, tale che occhio umano non poteva sopportare. Nel mondo gli uomini dormivano, ignari che fosse scoccata l'ora più attesa e santa. Quando nacque Gesù, l'oscurità della notte fu rischiarata da una misteriosa luce. Di ciò furono testimoni alcuni pastori che in quella regione vegliavano di notte, facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò davanti a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande stupore, ma l'angelo disse loro: vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi è nato nella città di Davide un Salvatore, che è il Cristo Signore. Questo per voi è il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce in una mangiatoia. I pastori, meravigliati e assorti dalla visione celeste, con fede si incamminarono verso Betlemme, dove, secondo le parole del messaggero divino, avrebbero trovato il Figlio di Dio venuto al mondo per salvare l'uomo dal peccato originale. Quella gente povera che il Messia, amico degli umili, aveva scelto per ricevere la prima accoglienza dell'umanità, lo adorò in ginocchio. Con essi tutta la natura è come incantata dalla straordinaria visione. Il cielo e la terra contemplavano la meravigliosa immagine della Vergine e Madre con il suo bambino. Mai si era vista una creatura di tale bellezza. Non ci sono stelle in cielo, non ci sono fiori in terra che possano eguagliare il suo splendore celeste. Guidati dalla stella, giunsero anche i magi, partiti da terre lontane alla ricerca del Messia Salvatore. Essi erano degli astronomi, chiamati nel Vangelo di Matteo re magi. Venivano dalle terre d'Oriente. Nella stella avevano letto il messaggio celeste che preannunciava l'imminente nascita divina. Dire
tre magi, partiti dalle terre lontane alla ricerca del Messia Salvatore, recarono i doni più preziosi. Oro, dono riservato ai re. Incenso, utilizzato per adorare l'altare di Dio. Mirra, balsamo usato per consacrare i defunti. Ma il bambino non era venuto per ricevere i tesori del mondo. Egli aspirava al dono del cuore, voleva l'amore dell'uomo. A questo amore la loro scienza di vecchi sapienti non aveva mai pensato. Lo insegnò loro un bambino, nato da poco, in una stalla a cui era stato dato il dono di Dio, il grande amore per l'umanità. L'eterno prodigio divino della natività di Cristo ha portato stupore in cielo e in terra. Come 2000 anni fa, ancora oggi il mondo è alla ricerca della salvezza, dell'unione con Dio. Ed ogni anno si rinnova l'attesa della venuta del Figlio del Creatore sulla terra. Così come allora, anche noi crederemo e seguiremo la scia della luce che ci porterà alla scoperta del miracolo eterno dell'umanità. Dio uomo, che viene al mondo per sollevarlo dal castigo divino imposto ad Adamo.